Bentornati su questo canale. Oggi finalmente proviamo a smontare, cioè proviamo. Oggi smontiamo questo motore. Ora la domanda è: riusciamo a farlo da soli? Tu sei venuto per darmi una mano? E invece no, perché oggi il motore me lo smonto da solo, non ho bisogno di te. Non c'è bisogno. Me ne vado. Non ti offendere. Ciao. Come prima cosa dobbiamo sollevare un po' la Fiat 500, utilizzeremo due cavalletti di questi. E per comodità utilizziamo anche un crick, giusto per non doverlo sollevare a mano. Perfetto, adesso abbiamo una bella Fiat 500 basculante. Andiamo di là, così vedete meglio. Allora, smontiamo i cavi elettrici. Ovviamente le cose sempre in posizioni facili, perché come al solito con una mano devo fare il lavoro, con l'altro devo tenere la telecamera, e questa la possiamo togliere visto che è pure tutta tagliata. C'è dentro qualche tomo? No. Allora, abbiamo staccato l'acceleratore, gli riattacchiamo questo perché altrimenti questo sicuro che me lo perdo. Vediamo, si vede? Sì, ebbe qualcosina, la vedete, dai. Ecco, adesso lo vedete. Ecco, lo sto smontando, vedete come sto smontando? Comunque non è che sia così difficile mettersi davanti con la testa. Allora, usiamo la torcia come se stessimo facendo un'esplorazione. Come potete vedere, c'è questo motorino qui con relè esterno, quindi hanno lasciato penzolante questo e hanno fatto un innesto sul vecchio cavo per portarlo fino al nuovo motorino d'avviamento. Ovviamente qui andiamo a ripristinare tutto perché non si può proprio vedere sta cosa. Quindi, visto che questo lo dobbiamo togliere senza stare qui mo a smadonnare inutilmente e prenotare un posto all'inferno, che tutto sommato non so poi se effettivamente sia così brutto come lo dipingono, ci potrebbero essere tante persone interessanti all'inferno, adesso tranciamo direttamente i cavi che sono stati aggiunti successivamente. Allora, quindi, poi non sarà mica facile troncare questo cavo. Anche perché è un cavo abbastanza spesso e volentieri. Ecco, ah no, quello che stavo schiacciando era il dito. Ah vabbè, tanto ce n'ho 5, quindi. Ottimo. Davvero ottimo. Allora, sto dimenticando qualcosa? Sicuramente sì. Vi metto un po' più lontani, così non vi fate male. Smontiamo le paratie. Eccola qui l'altra. Questa è già stata stuccata. Vabbè. Trovatemi una Fiat 500 che non sia stata stuccata. E poi ci sono quelli, cioè quello anzi sotto, che è quello più rompiscatole. Quindi adesso mi dovrò buttare per terra, infilare sotto la macchina. Mi porto anche questa, è la 8. Mi porto direttamente la 10 perché non so cosa troverò lì sotto. Voi venite con me, mi fate compagnia. Ho paura qui sotto. Mamma, che puzza di merda qui sotto. Porco cane. Ma dai, mi metto a restaurare delle auto. Sulle Fiat 500. Dai, che sono tutte arrugginite. Ma porca puttana, perché non mi sono messo a fare? Che cazzo ne so. Restauriamo delle Tesla. Così non c'è un cazzo da fare. No, delle Fiat 500. Questo cos'è, mo? Che cazzo di forma c'ha questo? Ma che bastardi, secondo me lo fanno di proposito. Qui sotto, ma mi devo lavare i polmoni con l'idropulitrice. Porca puttana, che puzza. Mamma mia. Ma... che cazzo mi è finito in bocca? Cazzo.
Vaffanculo. Dovrebbe essere già uscito sullo schermo il giorno seguente o qualcosa del genere, quindi oggi che è una bella giornata tiriamo fuori la macchina, così almeno tutta la puzza che c'è evapora, va in giro per l'aria libera. Quindi adesso io e la mia maglietta pretenziosa tiriamo fuori la macchina e ci rimettiamo al lavoro per smontare questo motore. Dopo aver riposto l'autoveicolo sugli appositi cavalletti, ora ci accingiamo allo smontaggio del motore endotermico. Ma stavo registrando? Sì. Ora analizziamo la vettura nei bassi fondi, dove c'è il degrado. Allora, quindi, cosa facciamo adesso per tirare giù il motore? Allora, innanzitutto dobbiamo staccare i semiassi dalle ruote e lo faremo svitando questi perni che, se non ricordo male, sono da 13. Poi stacchiamo l'innesto delle marce, sviteremo il supporto del cambio e poi stacchiamo la traversa. Prima dovremo mettere il crick sotto per evitare che il motore vada a terra o peggio ancora ci cada addosso, che è una cosa che è preferibile evitare. Allora, quindi andiamo subito a smontare questo, che è l'innesto che collega la leva delle marce al cambio. Prima di procedere vorrei mostrarvi una cosa importantissima. Questa volta non è una delle mie solite cazzate, è una cosa seria e vorrei mostrarvi direttamente le immagini. Allora signora, può raccontarci cosa è successo dopo che si è iscritta al canale Mr. Denga? Ho visto come una nuvoletta, difficile da spiegarlo, con delle emozioni che non si possono spiegare facilmente con parole umane. E diciamo, mentre lo raccontavo, dopo mamma cominciai a sentire, non io, cioè, ma tutti quanti cominciarono a sentire uno scampanellio con un forte profumo di rose. Ha sentito le campane, perché si è iscritta e ha attivato la campanella. E poi c'è stato un profumo di rose, che è come se si sentisse protetta, come se si sentisse parte di qualcosa di così importante. Ecco, se vuoi vivere anche tu questa esperienza, allora iscriviti anche tu al canale. Ora, io non sono un meccanico, ma ricordavo che qui c'era una molla. Ora, se mi sto sbagliando fatemelo sapere, ma io ricordavo che qui ci andavano delle molle. Aia! Ma porca puttana! Hello. Is anybody in there? There is no pain. Vediamo qui se c'è la molla. La molla c'era, ma non c'era, perché in realtà è spaccata. Adesso rimane da sganciare il cambio. Per comodità inizio ad allentare i dadi che tengono la traversa posteriore. Solo allentare però. Subito dopo mi svito i due perni che tengono ferma la staffa del cambio. E dovremmo poi a quel punto poter tirare giù il motore. Con le chiavi che ho a disposizione non riesco a smontare i dadi della traversa, quindi adesso smonto la marmitta e avere più spazio per infilare le chiavi.
quanto è difficile la vita dello youtuber. A spostare sempre telecamere, a cercare di non dire troppe parolacce. Siete fatti male? Andando di tutto negli occhi, faccio i fanghi negli occhi. Amici, è rimasto solo da togliere 4 perni della traversa e poi vedremo. È giunto il momento della verità. Dammi una mano. 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 Senti, si sta già facendo buio. Il sole sta calando. Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo scendere questo motore. Allora, se tutto è andato secondo i piani, adesso io dovrei riuscire a tirare via il motore. Piano. No, sennò come lo sposto? Si può smontare il motore da soli? Sì, si può fare. Anche se non si ha tutta l'attrezzatura di un'officina. Basta avere le chiavi, un click e si può fare. E quanto tempo ci vuole? Poco più di un'ora, considerando anche il tempo che impiego per cercare poi le varie chiavi che mi perdo in giro. Quindi, operazione che si può fare tranquillamente, anche se c'è un cane che vi gironzola intorno, che vi distrae. Adesso Lulu, adesso prendi il motore e te lo porti nel garage. Va bene? Dai, forza, dai! E sulle immagini di questo motore, che pare più una bruschetta per quanto olio c'è sopra, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio, dove inizieremo a lavorare sulla carrozzeria. Non mancate.